è molto importante che il Ministero pubblichi le analisi, anche se non fossero proprio definitive, per migliorare il dibattito democratico, cioè per aprire un dibattito basato su numeri prima che venga presa una decisione che costa così cara ai contribuenti italiani, perché non dimentichiamo che gli 8 miliardi di quell'opera, parlo della Brescia-Padova intera, sono interamente a carico dei contribuenti italiani, cioè la pagheranno anche gli agricoltori siciliani, per intenderci. Non è così per le altre infrastrutture. D'altra parte una quota rilevante è pagata dagli utenti, ma in caso di infrastrutture ferroviarie paga tutto lo Stato, e lo Stato non sta tanto bene sul piano delle risorse finanziarie, per cui è molto importante, secondo chi fa questo mestiere, che le analisi siano accuratissime per evitare sprechi di soldi pubblici, visto che sono così scarsi e che tutta l'opera è a carico del denaro pubblico.